escavatori, gru nei porti, eccetera, eccetera. E la ragione che hanno addotto per la riduzione del personale cosa è stato? I costi. Ma è la riduzione dei costi perché avete ridotto la produzione e le vendite? Ci sono intorno al 30% di produzione. Meno 30%. Siamo al 30%. A meno 70%. Ma però c'è da fare anche un passaggio. Sì. La casa madre. Ciao, questo è suo fratello? Ciao. E c'è anche da fare un piccolo passaggio. Sì. La casa madre, la ThyssenKrupp, secondo le varie nazioni dove sono dislocate le aziende, ha dato l'input di usufruire degli ammortizzatori sociali che ci sono nelle varie nazioni. E noi, come Italia, dopo la Germania, a pari dalla Francia, siamo quelle con gli ammortizzatori sociali più alti. Ovviamente è stato un accordo a livello di CAE tra Consiglio e amministrazione di usare tutti gli istituti contrattuali previsti nelle varie nazioni. Abbiamo solo noi, Germania, Francia e Italia. Sì. Per esempio, noi abbiamo una ditta, la Rotoer di Slovacchia, l'hanno già licenziato perché nessuno ha motivazioni sociali. Però l'input del CAE è di sia dall'amministratore delegato di usare tutti gli strumenti utili. Faccio un piccolo esempio, a Copparo. A Ferrara? Sono in 2500 persone circa, 2002-2003. Ah, vabbè, del vostro gruppo. Berco è la SBT. Ah, e poi c'è anche Treviso. A Treviso è ancora Berco. Ancora Berco, sì. Perché Berco diviso c'è Berco 1, Berco 2, Berco 3. C'è a Torino, c'è a Cusano Canabese. C'è un'azienda che produce elevatori e fa manutenzione, e fa anche quelle scarpe. A Pisa abbiamo la Berco, fa le ciabatte, le cingole, cingoli, sì. Poi in Italia c'è la Ageco, si chiama, e fa gli ascensori e le scale mobili compatti di vicino. Questa è a Pisa. Pisa. Poi c'è Terni, insomma. E poi Terni. Le fucine e tutto, insomma. Le officine, sì. Ecco, è diviso in tre. Per esempio, come lì a Copparo. Sì. Loro hanno un problema di 800 esuberi. Sono in crisi già però da parecchi anni. Però hanno firmato un accordo di 2 anni di cassa iniziativa straordinaria per ristrutturazione. Dunque non ha lasciato a casa nessuno. Sì, la stessa cosa è venuta a Terni, dove hanno fatto delle mobilità, ma delle mobilità incentivate solo sull'accompagnamento alla pensione, dove è stato dato il 40% dello stipendio che avevano percepito negli ultimi 3 anni. Invece qui per ridurre i costi dove fanno 6 o 48 persone, non guardando assolutamente i criteri che la nostra legge prevede. Hanno fatto un mix di persone anziane che potrebbero essere accompagnate alla pensione, un mix di ex delegati sindacali e un po' di altre persone. Padri di famiglia, altre persone, tutti padri di famiglia. Tutti sono licenziamenti mirati. Sì. Noi abbiamo anche un problema che a livello istituzionale in paese non ci aiutano per niente, anzi il sindaco ci ciula contro. Sindaco, il parroco, perché qui praticamente è tutto sotto l'ex senatore Maninetti. Perché il consulente dell'azienda, che è il mandante del sindaco, è tutto un cortocircuito. Perché anche ieri ha convocato dei lavoratori dicendo che di non preoccuparsi che rientreranno in azienda, che di stare attenti perché stiamo andando contro di qui. Sono le solite menate, sì. Un sindaco è un parroco che dovrebbe essere quelli che fanno il bene del paese, stanno facendo il contrario di... Poi noi crediamo, pur non avendo le prove, che ci sia un'operazione sotto anche economica, nel senso che molti lavoratori sono tutti dello stesso reparto, cioè questo reparto montaggio spedizioni. E pur non avendo prove, un ex dipendente nostro ha messo su un capannone qua vicino e a noi risulta che dal 16 novembre ci sia un contratto firmato che tutto questo lavoro venga passato a questa persona. Quindi esternalizzerebbero tutto il reparto. L'hanno già fatto. Quello che a noi ci fa venire il dubbio è che alcuni di noi licenziati sono stati vengono proposti
che fra qualche mese vengono assunti in questo capannone. Sfruttando così anche i soldi dalla mobilità e via dicendo, pertanto noi abbiamo questo dubbio che ci sia dietro anche questa cosa, pur non avendo prove, però l'idea c'è dietro. Cioè, viviamo qua. È successo, quando c'era il boom del lavoro, questo tipo, uno che lavorava qua, e poi il Punto Bianco ha aperto questa attività. Ha prestato il nome. Questo non lo so. Quella si gira, ha prestato il nome. Fare la visura camerale. Ha prestato il nome al nostro direttore. No, quella le parole che si girano. No, però questo l'abbiamo qua ed è uscito. Sì, sì. Ecco, facciamo capo, e ha messo su una sua impresina. Impresina dove facevano montare. La stessa cosa che faceva qua. E lavorava, aveva solo fino a 15 dipendenti, poi se li ha lasciati a casa tutti perché anche lui è senza lavoro, perché lavora solo per noi. Sì. E noi crediamo che questa operazione sia fatta anche in funzione di portare i lavoratori là, pagarli meno e beccarsi anche la mobilità. A voler pensare male, noi abbiamo fatto la visura camerale anche dell'azienda, risulta che è sua, di questa persona, non di altre persone. Come si chiama questa azienda? Contrini FNC di Isorella. FNC? Contrini e Sorella. Contrini e Sorella. Si chiama Contrini. Perché adesso c'è anche il magazzino lì, l'ha portato la roba di qua, pronta, tutto pronta di là. Cioè ha portato via della roba da qui a Campanone. Sì, l'ha messa là perché sapeva c'era questa cosa, io posso dire. Ma quello che ti stavo dicendo, allacciando al discorso che ti ho fatto prima della Germania, che loro queste cose non le sanno. Allora cerchiamo di mandargli su più informazioni possibili. Perché per esempio l'amministratore delegato, il signor Mario Andaloni, quando è nato in Germania, ha venduto ai tedeschi che dalla mobilità non si può più tornare indietro. Quando è stato smentito da noi, perché con il sindacato gli abbiamo mandato su l'articolo di legge 2 e 3. Sì. La legge che vede che in caso di ritiro l'Inbu ritorna anche i soldi della mobilità. Insomma, la vicina della democrazia praticamente. Quindi voi state puntando molto sul lavoro del CAI a livello sì, europeo, no? Per noi martedì sarà la nostra giornata clou. Abbiamo bisogno di tenere la gente perché economicamente qualcuno sta facendo fatica. Martedì non si fanno fatica, veramente. Loro non volevano neanche mandare la posta a paga di questa mese. Cioè la cassa integrazione di questo. Il pagamento in generale. La busta paga proprio non, come si dice, ci hanno ricattato perché non hanno accesso agli uffici, però. Non hanno accesso agli uffici e hanno mandato a tutti i lavoratori le turnazioni da qua fino alla fine dell'anno e la lettera dove dicono come se non hanno accesso all'azienda, come fanno a mandare fuori queste cose? Dopo il problema è che noi abbiamo cambiato l'ID, abbiamo dato la garanzia che tutto il personale per fare le buste paghe poteva entrare benissimo. Loro non hanno accettato. Beh, così come avevate garantito i quattro tutti dirigenti, potete garantire. Era un problema di andare a prendere gli altri. Poi c'è anche il discorso l'amenanza di la firma. Quando è arrivata la lettera con tutti i turni è arrivata il mercoledì e si riferiva al lunedì. Comunque loro dicevano che lo sciopero cominciava dal lunedì. Poi c'era una regola che il venerdì avevano programmato cassa integrazione a tutti i venerdì fino alla fine dell'anno, che è stata stralciata dicendo che non era più così perché il venerdì rientravano allo sciopero, cosa già concordata, anche poi quella hanno stracciata. Mandato un volantino in paese dicendo che... Chi ha fatto il volantino? La fabbrica? La direzione. A noi ha detto sì, la direzione. La direzione. Sì, era firmato dai lavoratori. Aspetta, dov'è? Allora là, guarda, dai, tira giù quello lì. E non aderiscono alla protesta. Ascolta un po'... Fino.